casettina in periferia, una mogliettina giovane e carina, tale quale come te. Se potessi avere mille lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Giovane e carina, tale quale come te. Se potessi avere mille lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Di studiare, mi piace il ritmo e tutto il dì vorrei cantare. Se vado a scuola mi caccia fuori il professor, il latino non va giù, l'aritmetica è tabù, non ne posso proprio più. No, non voglio di studiare, tutto il dì vorrei cantare. Con sette note do re mi fa sol la si do, alla scuola non andrò, tutto il dì io canterò. Con sette note do re mi fa sol la si do. Oh mamma mamma, le note m'han stregato il cuore, mi piace il ritmo e tutto il dì vorrei cantare. Se vado a scuola mi caccia fuori il professore, il latino non va giù, l'aritmetica è tabù, non ne posso proprio più. Tutto il dì vorrei cantare, con sette note do re mi fa sol la si do, alla scuola non andrò, tutto il dì io canterò. Con sette note con re mi fa sol la si do. Sul pianoforte soltanto swing io suonerò. Oh mamma mamma, le note m'han stregato il cuore, son felice sol così, quando canto note di do re mi fa sol la si. No, non voglio di studiare, tutto il dì vorrei cantare. Con sette note do re mi fa sol la si do, alla scuola non andrò, tutto il dì io canterò. Con sette note do re mi fa sol la si do. Non ho voglia di studiare, tutto il dì vorrei cantare. Con sette
fa sol la si do, non ho voglia di studiare, tutto li vorrei cantare con sette note. Do re mi fa sol la si do, non voglia di studiare, tutto li vorrei cantare con sette note. Do re mi fa sol la si do, oh mamma mamma, son felice sol così, quando canto notte di do re mi fa sol la si, non voglio di studiare, tutto lì vorrei cantare, non ho voglia di studiare, di studiare, di studiare, non ho voglia di studiare, di studiare, non ho voglia di studiare, tutto voglia di studiare, no, non ho voglia di studiare, tu non ho voglia di studiare. Con sette note, dove mi fa sol la si do, non ho voglia di studiare, tutto il libro è cantare. Con sette note, dove mi fa sol la si do, non ho voglia di studiare, non ho voglia di studiare, non ho voglia di studiare. La giornata è splendida e ci troviamo qui a Compiano, dalla quale piazzetta si gode una vista magnifica, decisamente magnifica su questa Valtaro. Credo che Roberto vi stia dando la parte rivolta verso Bedonia, poi da quelle parti ci sarà Albareto e poi arriveremo sino a Borgotaro, che non si vede, ma ci piacerà farvi vedere un attimo questa deliziosa piazzetta sulla quale si apre questa la vecchia Compiano, che è una locanda, un ristorante, una trattoria, un bar, tra l'altro famosa perché d'estate avvengono delle feste straordinarie. E noi, come sapete, siamo venuti sino a Bedonia oggi per questa festa della cioccolata, dove col nostro mezzo chiaramente suoneremo un po' per il pubblico. Entriamo un po' perché il locale merita di essere guardato, visto che tra l'altro abbiamo anche una grande ospitalità. Vieni, vieni, vieni tranquilla come un bambino piccolo. Entriamo, entriamo, vieni Rob. Allora, intanto vale la pena di farvi vedere il locale notevolissimo, frequentato naturalmente da giovani, ma soprattutto c'è una massa irriverente di mangiatori, come potete ben vedere, che sono tutti qui a tavola. Eccoli. Sono tutti precisi, questo è il nostro gruppo in esterna oggi pomeriggio per questa storia dedicata alla cioccolata di Bedonia. Abbiamo scoperto che chi ha organizzato la cosa è il fratello del titolare del ristorante. Che belle patatine, fantastiche quelle patatine fritte. Quando si dice che mangiare è importante, Johnny? Sì, Johnny. Che se ne dice Alberto? Alberto è fantastico. Sei a posto, Lori? Sì, buonissimo tutto. La giornata è splendida. Questa tavolata è interessante. Lei, maestro, è a posto? Non ancora. Vedo. Non la riprendiamo la mamma, riprendiamo solo te. Sei a posto primario? Io mi sento come Schumacher in mezzo a due rossi. Fantastica questa, Franco. Voglio il sughetto io. Sughetto, Franco? Sì, vuole il sughetto. Pronti, allunga il piattino che ti do il sughetto. In compagnia di Andrea, sarà bene che andiamo un po' a vedere questo stadio che oggi funziona come una cantina. Sì, una cantina. All'epoca era una vecchia ghiacciaia dove le persone, diciamo, conservavano le carni, i formaggi. Poi, adesso, quei tempi moderni, diciamo, per
tenere il vino. Per... Senti, io ho l'impressione che Compiano sia piena di sotterranei, è possibile? Sì, 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 conicoli, ci sono caverne, ci sono... Sì, ti è capitato di vederne alcune? Sì, 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 ci sono, in castello ce ne sono tantissime. Bisognerebbe andare a vederle. La seconda volta, ti ricordi che una volta siamo andati? Sì. Allora, noi torniamo. Sì. Potrai fare da qui. Volentieri, volentieri. Andiamo a vedere la cantina. Sì. Seguici, Roby, che... Beh, queste sono cose notturne, di buon auspicio. Qua sopra c'era un terrazzo, c'è un terrazzo. Lì c'era un foro e lì ce n'è un altro. Praticamente in inverno dal terrazzo buttavano la neve e riempivano questo buco di neve. Eccolo, ho capito. Eccolo, lì è il foro. Ci sono dei vecchi... Cascava direttamente. Poi con dei bastoni schiacciavano la neve. Lo si vede anche dal soffitto che ha ancora dei residui di calcare dovuta all'umidità. All'umidità, sì, sì. È veramente molto bello. Molto e giù, allora, giù, adesso andiamo. Noi conserviamo. Facci un po' strada, Andrea. Chiedo scusa per la voce, ma ieri sera ho fatto un po' di... Abbiamo visto che avevi una topolina sulle ginocchia, che ci sono tutte così. Si fa presto a far tardi di notte, beh. Vabbè, ma è bellissimo. Ah, guarda. Roby, io ti consiglierei di fermarti qui. Perché c'è un po' strettino. Ecco, se ti fermi lì riesci a rendere l'idea. Vieni a vedere, Franco. Sì, sì, no, sto segnando. Ecco. Vieni anche tu che ci stai. Ecco, si riesce, guarda, riesce a inquadrare, sì, il buco. Questo buco andava giù altri 20 metri, lo riempirono tutto di neve e poi niente, poi conservavano, come vedete, la carne. Appendevano su. Cosa succedeva? Se lo facciamo adesso, l'umidità, cioè è molto umido, non essendo aperto il buco, marcisce tutto. All'epoca c'era aperto, girava aria, potevano mettere culatelli, salumi, carni, tutte queste cose. E adesso noi lo utilizziamo come cantina, abbiamo 400 etichette, vedo che c'è dei tutte italiane, cose pregevoli. E teniamo qua, diciamo, proprio alcune bottiglie, tutto il resto l'abbiamo in magazzino. Una domanda, Andrea, come fai a sapere che c'era 20 metri sotto il pavimento? Chi ha restaurato questo locale ha scoperto, sì, c'era andava un po' più profondamente. Ho capito, sì, chissà che bello. Anche perché nel passato, ogni volta che facevano una ristrutturazione, tutte le cavee, tutti i cavelli li usavano per depositi di detriti. Infatti questo era pieno di detriti, di restauri, queste cose qui. Ma mia quante figlie che abbiamo? Magnifico. Va bene, allora, senti, grazie di questa visita. Adesso facciamo qualche immagine qui nel tuo locale. Intanto ti ringraziamo della tua solidità, ospitalità. Torneremo. Noi siamo è qua. Una minaccia. Va bene. Veramente ospitale, Andrea, davvero ospitale. Grazie, Andrea, ancora. Allora, noi vi facciamo fare questa camminata, se Roby non si stanca e non inciampa su questo rotolato, perché la vecchia Compiano è veramente deliziosa. Bellissimo, davvero. Proprio. Tra l'altro stavo notando che le stesse pavè, vedi che è bicolore, come lo stemma dei Grimaldi, vedi? Grimaldi, Farnese. Tra l'altro, state qua, ogni botteghina che noi vediamo chiusa è aperta a degli artisti e artigiani, in modo che tu abbia questo percorso tutto animato. Allora intanto ricordiamo ai nostri telespettatori che qui ogni anno c'è la festa degli Orsanti, che è una tradizione del tutto, direi, valtaro, Da Bedonia, da Borgottaro, da Compiano, cioè erano degli antichi emigranti che andavano in Inghilterra, che giravano l'Europa, insomma, con l'orsa maestrata e le scimmiette. E devo dire che sono stati tacciati per secoli come persone non gradite, sì. Ma per fortuna l'italiano è riuscito a farsi accettare con tutta l'arte che si è sempre portato dietro. No, tra l'altro poi bisogna anche rendere noto, perché poi la gente si domanda se tutte queste persone qua avessero una licenza, no? Ma infatti avevano un permesso dal comune che si chiamava battere la birba, sì, batti birba, e quindi addirittura c'era anche una cosa che adesso potrebbe apparire un pochino più
morbosa, si portavano dietro anche dei bambini. Certamente, certo. I quali bambini, poi in sostanza, cos'è? Tutte le famiglie ne avevano talmente tanti che ne davano tre o quattro un momento affinché loro potessero mangiare. Certo. Ma però poi impietosivano e il pubblico, soprattutto andavano molti in Germania, infatti ci sono delle documentazioni dove qui proprio nel museo si vedono questi carteggi, perché poi a volte stavano male, in Ucraina e parlava anche per i tornare a lui, e andava a formare l'ambasciata della Lua, chiamiamola così, dove appunto che ha questo carteggio, cosa ne fa questa gente qui? E c'erano di solito questi bambini al loro seguito che quando ritornavano, se non altro per un anno avevano mangiato. Allora possiamo mandare un messaggio trasversale, certo, ai nostri telespettatori. Sì, Siamo stati emigranti anche noi. Anche noi, infatti. Quindi sì, po' di tolleranza in più. Ma dovremmo appunto per quello che dei dico. Nostri ospiti. E qui guarda, ancora questa mattina proprio giù in Bedogna ho trovato della gente che era la terza generazione che venivano dall'Inghilterra, perché sono famosi perché sono andati in Inghilterra a fare i gelatai, a fare i gastronomi, bravissimi. E infatti anche l'idea di questo cioccolataro, tutto sommato, vedi, nasce da un'idea gastronomica che abbiamo esportato in tutto il mondo. Ecco Roby, sì. Se vuoi farti un'immagine conclusiva, questa è la porta d'accesso, vedi, è stato bellissimo, è stata quella giornata meglio di anche uno qui. Allora mi diceva che poi riesci a mandare un po' a suonare. Ora andiamo a sognare, dai. Non mi può suonare, dove è arrivato? Ma chi l'aveva detto? Ma l'orchestra? Sì, ma era in un calcolo che dovevi manco mangiare. Sì, vabbè, però. Anche perché in futuro o andiamo a suonare, ma in futuro veniamo a suonare. Andiamo che la nostra ce l'abbiamo. Grazie di aver fatto la. Era un castello sotto il cielo, c'erano tanti pappagalli. Loro sono un gruppo a parte che stanno iniziando adesso la serata. Dice così, giocali. La canzone sempre uscirà. Ho giocato per il numero al lotto 25, 60, 88. Io giocavo convinto per te, usciranno tutti e tre. Ho fatto un sogno tanto tanto bello, in un castello sotto il cielo blu. C'erano tanti pappagalli. Siamo in sette. Oggi
alcuni di noi, come vedete, hanno dato forfè, ma noi siamo morti, noi praticamente siamo inossidabili e quindi diventiamo eccellenti apposta per il fatto di essere. Ma anche in quattro persistiamo. In do questa pansè che non sa ricordemo, va bene. Yeah.